Il premio Crotone nasce, questa mostra nasce proprio intanto da questo compleanno, insomma sono 60 anni dall'inizio di questo premio, che ha significato tantissimo per la nostra città, perché l'ha collocata in modo importante nel panorama della letteratura nazionale. Quindi era un omaggio doveroso, ma molto più di un omaggio, nel senso che non vuole essere assolutamente un rimpianto, dar spazio al rimpianto, vuole essere invece uno studio e una valutazione attenta del passato per poter poi costruire un futuro che sia trainato dalla cultura. Il premio può rinascere intanto se noi crotonesi prendiamo consapevolezza che il livello culturale di una città passa attraverso il modo di porsi, di esprimersi dei suoi cittadini. Quindi il livello culturale di una città non è indicato dagli eventi, è indicato invece dal clima che si respira in una città. Quindi il premio Crotone può rinascere se si ricostruisce questo clima di collaborazione, di sereno confronto, questa voglia di anche di critica costruttiva. Allora ci saranno le premesse per poter pensare ad un premio letterario. È un allestimento importante perché oltre alla mostra fotografica, che è una mostra fotografica particolare perché si sofferma anche in modo particolare su Pasolini, oltre a fare una carrellata su tutti i 7 anni del premio Crotone, troviamo una bella mostra documentale, tutti i documenti d'archivio, manifesti originali, testi originali, tutta la documentazione del lavorio che c'era intorno al premio Crotone, quindi menù dei ristoranti, ricevute, scambi epistolari tra i vari anche giurati, no? Quindi da De Benedetti, Ungaretti, Gadda e Sciascia, insomma troviamo tutto questo. Poi c'è un documento inedito che veramente con particolare emozione noi presentiamo, ed è una bobina audio che riprende l'ultima serata del premio Crotone e che chi viene a visitare la mostra potrà riascoltare.